In una società come quella in cui viviamo, caratterizzata dalla fretta e dalla superficialità, vi è la possibilità di una riscoperta lentezza come virtù. Per essere presenti a noi stessi e soprattutto, per così dire, per riscoprire l'essere delle cose. Per comprenderlo semplicemente basterà domandarci a quando risale l'ultima volta in cui ci siamo soffermati dinanzi a qualcosa per osservarlo, dando tempo al semplice guardare. Pare che in generale queste esperienze scompaiano dagli orizzonti della nostra società e soprattutto dall'orizzonte naturalmente dei giovani. Corriamo sempre e per questo il tempo pare non essere sufficiente. Ne parla anche il filosofo Byung-Chul Han in un bellissimo libro intitolato Il profumo del tempo, con un sottotitolo ancora più bello: L'arte di indugiare sulle cose, nel quale sostiene la bellissima tesi per cui l'accelerazione porta a un impoverimento semantico del mondo. Scrive Han: l'ipercinesi quotidiana sottrae alla vita umana ogni elemento contemplativo, ogni capacità di soffermarsi, di indugiare, porta alla perdita di mondo e di tempo. La crisi del tempo sarà superata solo nel momento in cui la vita attiva accoglierà nuovamente in sé la vita contemplativa. E poco dopo aggiunge un'altra frase estremamente significativa. L'impressione che il tempo trascorra molto più rapidamente ha la sua origine nel fatto che oggi non si è capaci di soffermarsi, di indugiare. Nel mondo dell'efficienza, della produttività, della fretta, dunque i gesti rivoluzionari sono allora gesti semplici. Ascoltare con lentezza un brano di musica, senza fare altro nel frattempo, senza usarlo come sottofondo, ma proprio stare lì e ascoltarlo. Oppure osservare un quadro per almeno alcuni minuti in silenzio. Ancora guardare il cielo e notare i suoi caratteri. Stare seduti in silenzio a pensare. Andare a vedere il tramonto e tanti altri analoghi che possono essere suggeriti naturalmente soprattutto ai più giovani. Sarà questa benedetta lentezza allora a farci recuperare il rapporto con le cose e dunque anche il rapporto con noi stessi. Del resto, come scrive ancora Han, solo nell'indugiare contemplativo le cose svelano la loro bellezza.